Insomma, quante volte glielo devo dire, signorina Mary, che prima di venire al ginecologo bisogna darsi una lavatina? Ma eh? Più fatto come si permette! Via, 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 che usciamo dal pesci vendolo! Via, fuori, via! La tazza. Dottore, chiamo il prossimo. Ci sarebbe la signora Maria, è un caso un po' particolare, ma... Prego, faccio parlare. Signora Maria, venga! Buongiorno! Buongiorno! Buongiorno, signora Maria! Si accomodi! Quant'è che non fa più una visita ginecologica? 7 anni. Sai cosa troveremo lì sotto? Cosa hai trovato, sei? Signori... Non mi esprimo. Signori... Dunque, adesso le farò alcune domande e dovrà rispondermi sinceramente. Ma ultimamente ha avuto delle perdite, eh? Quelle rosse sono 20 anni che non le ho più. Siamo seri, signora Maria. Ha dolore durante il rapporto? Dudu, per diga di Dudu, bisogna farlo. Ha prurito, signora Maria? Sì, soprattutto quando sono nervosa. Signora Maria, una persona normale, quando è nervosa, solitamente gli prudono le mani. A salire di te stesso. Non rida, dottore, non rida. Se no la signora Maria prende nervosa e poi le prude. Comunque, ho capito cosa ci aspetta e niente, provvediamo. Va bene, provvedo subito. Dottore? Non si preoccupi, signora Maria. Ma uno mi... Signora Maria, qui la sua farfallina ha intrappolato le ali nella ragnatela. Me la salvi, dottore? Luce! Lampada, dottore? Accendo. Grazie. Ok. Aspiratore. Dottore, lo vuole normale o forzato? Normale, normale, grazie. Ok, accende, grazie. Mamma, che aria che tira qui sopra! Sentiamo cos'è la luce! A un tiro mi raccomando, là! Stop! Qui non si intravede niente, bisogna rendere agibile la zona. Dottor Busi, su, dai, qui bisogna bonificare, dai, veloci che siamo indietro, dai! Su, su, dai, su, dai, lavoriamo bene, Importante, su, su! Ti raserò l'aiuola quando ritorni da scuola. Ok, ti voglio bene, ma molla le tue amiche sceme. E amore come anarchia, e dillo alla polizia. Si tira la cos'è? Si tira la cambio della frutrichetta? La chiama meno che la. Dottore, ho finito. Oh, finalmente si intravede qualcosa. Signora Maria. Dottor Busi, adesso qui bisogna usare tatto. Delicatezza è importante, eh? Si ricordi, è importante. Faccio male, signora Maria? Continui, dottore. Non riesco a capire cosa. Oh, adesso capisco.
Ma signora Maria, è stata dal fruttivendolo ultimamente? No, dottore. Signora Maria, lei è un medico, non deve mai mentire. Ando che via, che le non è che la si cae, che gli deve fare una macedonia, porco cane. Dottor Busi. Ma dottore, è impazzito! Dottore, è da stamattina che non mangio più niente, non ci vedo più dalla fame, la sala mia è una fiesta, ma... Va, ritorniamo a noi! Ok, dai, perché qui non finiamo più, Visto una cosa del genere, una visita così complicata... Signora Maria, mi ascolti attentamente, ascolti quello che le dico, Dica 33! Dottor, al bar del cacca, alle forse tanti persone lì! Dai, qui che finiamo tutto, Busi, adesso signora Maria, gli mettiamo un po' quella, un po' di impregnante, Dottore, mi raccomando, che non faccio la fine della banana, Dottor Busi, per favore. Signora Maria, questo lo deve mettere ogni cambio di stagione, È importantissimo, questo è l'impregnante per i serramenti. Dottore, sono anni che nessuno si affacciano più alla mia finestra. Si ricordi, signora Maria, Si ricordi, una volta ogni 3 mesi, è importantissimo, non se lo dimentichi, una volta ogni 3 mesi è questo trattamento. Sur du tour, al melaio almeno il penel. Si è che fa che alla fine. Signora, sono 200 euro in ventina. Dottore, quei tempi che corrono, io non posso permettere di pagare 200 euro. Se proprio proprio ci paghiamo fuori in natura, le va bene? Va bene, ok. Riscuoti tu.